Ciao, io sono Claudia. E io sono Sandra. Siamo due guide naturalistiche del Parco Lombardo nella Valle del Ticino. Vi racconteremo la storia del Naviglio Grande e di come abbia cambiato le sorti del territorio. Il Naviglio Grande fu costruito a partire dalla seconda metà del 1100 a Tornavento, vicino al fiume Ticino, che lo alimenta con le sue acque. Fu costruito per volere del comune di Milano, che ne voleva fare un canale difensivo, ma ben presto si rivelò una risorsa incredibile per quello che riguardava i trasporti di acqua delle merci. Questo trasporto delle merci rese la città di Milano una delle più ricche proprio per questo motivo. La seconda grande risorsa di questo canale artificiale, il primo navigabile d'Europa, era quella dell'acqua per i campi, per irrigare quindi tutti i campi vicini all'asta del Naviglio. Il Naviglio Grande, lungo 50 km, partiva a Tornavento e arrivava in Darsena, mentre dagli anni 40 non parte più da Tornavento, bensì dalla centrale idroelettrica di Turbigo, alimentato dal canale industriale, mentre termina ancora oggi presso la Darsena. Nel suo primo tratto, quindi dove il Naviglio Grande scorre vicino al Ticino, il suo aspetto è più naturalistico, siamo proprio nel bosco quasi. Man mano che ci si avvicina alla città di Milano, invece la presenza umana si fa più sentire. Qui per esempio siamo a Robecco sul Naviglio, uno dei tanti paesi che incontrano il Naviglio, e qui la presenza dell'uomo ha fatto sì che venissero costruite queste bellissime ville, una la vedete alle mie spalle. Vengono chiamate anche ville di delizia, in realtà sono delle costruzioni fatte dai nobili milanesi che qui venivano a controllare i propri possedimenti e allo stesso tempo trascorrevano delle ore liete. E per esempio qui a Robecco ce ne sono diverse, ma in altri paesi che troviamo poi lungo l'asta del Naviglio se ne trovano tante altre. Lungo il corso del Naviglio Grande sono transitati tantissimi materiali, ma uno dei più legati allo sviluppo storico della città di Milano è sicuramente il marmo di Candoia, che è servito per la costruzione del Duomo di Milano. Questi marmi, chiamati di Candoia addirittura dai romani per il candore della pietra, hanno transitato lungo queste acque e arrivavano appunto nella Darsena di Via Laghetto, dove venivano utilizzati per la realizzazione del Duomo di Milano. I barconi che trasportavano il marmo avevano inciso una bella sigla AUF bene in vista, che significava ad uso fabbrice, cioè la fabbrica del Duomo di Milano che era la responsabile della costruzione della cattedrale. Con questa sigla le barche potevano passare senza pagare il dazio e in questo modo arrivavano più presto nei cantieri d'opera del Duomo. Questa sigla AUF diventò per il popolo milanese il simbolo della gratuità e ancora adesso si usa dire AUFO o AUFA per indicare una cosa gratis. Sul Naviglio Grande sono stati trasportati la più grande varietà di materiali fin dall'antichità, veramente di tutto su imbarcazioni di tutte le dimensioni. Le cose più trasportate in assoluto sono sicuramente le pietre da costruzione, i materiali da costruzione. Venivano ricavati da grandi cave che c'erano soprattutto nella zona del Lago Maggiore e poi trasportate su delle chiatte fino in città, fino a Milano. Qui con me ho per esempio un pezzo di granito, il granito veniva ricavato dalle cave che ci sono sul Lago Maggiore e quindi faceva un lungo viaggio tutto attraverso l'acqua, dal lago al fiume al canale. Oppure un'altra cosa curiosa è il ciotolo di fiume. Questi venivano raccolti proprio dal letto del Ticino. Ce n'erano di tutti i colori, a seconda delle pietre che si trovavano. I più pregiati erano questi, i sassi bianchi del Ticino. Questo in realtà è una quarzite, quindi contiene quarzo. Se io lo spacco e lo guardo dal lato dove è rotto, si vede che brilla un po' dentro. Contiene quarzo. Le quarziti venivano utilizzate per produrre il vetro, quindi per tanti secoli questi grossi barconi carichi di sassi sono andati addirittura fino a Venezia e poi invece in tempi più recenti venivano utilizzati nelle fabbriche di ceramiche o di piastrelle e di vetro della zona. Questa che vedete alle mie spalle invece è una delle grosse chiatte che venivano utilizzate per trasportare la sabbia e la ghiaia fino in città. Erano lunghe fino a 25 metri e larghe quasi 5, quindi immaginate anche la precisione e la fatica di dover condurre queste lunghe barche su un canale in tutte le stagioni, quindi anche in inverno e con la nebbia. Il viaggio da Tornavento a Milano durava circa 8 ore e si sfruttava la pendenza del canale, quindi si viaggiava senza remi e le barche arrivavano
arrivavano direttamente in Darsena. Il problema si poneva per ritornare indietro, quindi questi grossi barconi, una volta arrivati a Milano, scaricavano le loro merci e poi dovevano tornare verso Tornavento, verso il Lago Maggiore. Era un viaggio lungo, ci volevano anche alcuni giorni finché non è stata costruita questa strada che si chiama Alzaia. Dopodiché il viaggio era un po' più breve, ma comunque era impegnativo. Come si poteva fare a trasportare questi barconi enormi controcorrente? Questa strada era utilissima perché su questa strada viaggiavano i cavalli a cui erano attaccate le barche, quindi erano i cavalli a fare la fatica. Poi in tempi più recenti questi cavalli sono stati sostituiti da dei trattori. L'ultimo viaggio di uno di questi grossi barconi che hanno solcato il naviglio era proprio uno di quei barconi che vi ho fatto vedere prima, carichi di sabbia, ed è stato nella primavera del 1979. Quindi ormai sono più di 40 anni che non ci sono più viaggi commerciali sul naviglio grande. Oggi il naviglio viene utilizzato per l'agricoltura e per la navigazione turistica, ma le sue alzaie sono un posto bellissimo per passeggiare, a contatto con la natura e la storia. Noi vi salutiamo e alla prossima. Ciao!